Si aprono qui a Giulianova i campionati studenteschi 2023 dal 22 al 26 maggio sulla costiera teramana. Tantissime regioni presenti, tantissimi gli istituti e soprattutto moltissimi i ragazzi che stanno effettuando la sfilata inaugurale di questa giornata davvero meravigliosa. Tantissime le istituzioni presenti, tantissimo pubblico assiepato sotto al palco della stessa presentazione della manifestazione, e noi di Rete 8 la seguiremo interamente andando ad ascoltare i protagonisti di questa straordinaria kermesse. Seguiteci. Il coordinatore regionale Antonello Passacantando, un'altra bella giornata che comincia oggi sotto un sole splendente, direi. Beh, questa oggi è felicità, felicità per tanti motivi, per questa grande manifestazione che il Ministero dell'Istruzione del Merito ha voluto dare all'ufficio scolastico regionale. Ringrazio il mio direttore Nardocci. Veramente oggi è una giornata di festa, che è una finale con 8 sport, non si è mai disputata in Italia, quindi capite chi tratta di sport che sia organizzare 8 finali in contemporanea con diverse problematiche e quant'altro. Ci stiamo riuscendo grazie ai miei colleghi volontari che lavorano e ancora credono allo spirito dello sport. Lo slogan è scuola più sport uguale vita, questo è per noi. Antonello, questo è il quadro, la cornice è l'Abruzzo, la costa teramana, sempre meravigliosa. Su questo non ci sono dubbi, non c'erano altre scelte, sia logistica che di impiantistica sportiva. Io non posso altro che ringraziare tutti i sindaci che ci hanno ospitato con le nostre manifestazioni. Utilizziamo in questi 3 giorni ben 22 impianti tra palestre, campi e quant'altro per le nostre discipline, quindi senza di loro non avremmo fatto nulla, sicuramente. Questa è la gioia veramente che mi colpisce in queste giornate. Grazie Antonello e in bocca al lupo ovviamente. Crepi, grazie di tutto. Con il direttore scolastico regionale Nardocci, una giornata che parte oggi sotto il sole per dare luce e per mandare un segnale importante. Allora sì, siamo particolarmente orgogliosi e felici di ospitare la festa nazionale dello sport in Abruzzo. Stiamo puntando molto sullo sport a scuola, lo sport quale strumento di inclusione innanzitutto, ma anche come veicolo di valori di legalità, di spirito di squadra e quindi anche di collaborazione. E ci stiamo puntando da anni e questo evento siamo convinti che contribuirà ulteriormente al rilancio dello sport a scuola. Direttore, scuola più sport uguale vita. E sotto l'aspetto dell'accoglienza devo dire calorosi gli applausi riservati ai ragazzi dell'Emilia Romagna, anche questo tipo di messaggio deve passare. Assolutamente, come Regione Abruzzo sappiamo che cosa vuol dire subire delle catastrofi, sappiamo come ci si sente nell'immediatezza, però sappiamo anche che con lo spirito giusto si riesce ad affrontare e a superare le difficoltà, e questo è il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi dell'Emilia Romagna. Grazie mille e in bocca al lupo. Viva il lupo. Con il sottosegretario Umberto D'Annuntis, un'altra manifestazione che mette in mostra le bellezze non solo artistiche ma soprattutto naturali dell'Abruzzo. Una bella manifestazione oggi a Giulianova, una manifestazione che vede la partecipazione di 2000 studenti da tutta Italia. Veramente una cosa importante, una cosa che valorizza il nostro Abruzzo, che fa vedere come la Regione Abruzzo negli ultimi anni sta puntando sempre più alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport, attraverso queste iniziative. Io voglio ringraziare innanzitutto l'Ufficio Scolastico Regionale per aver organizzato questa importante manifestazione e fare in modo che il nostro Abruzzo venga conosciuto dai più piccoli e in tutta Italia ancora di più di quello che stiamo facendo. Sottosegretario, ovviamente si parte dallo sport per arrivare anche ad un volano turistico ed economico. Sicuramente, soprattutto in questi periodi in cui
il turismo ancora inizia nelle nostre zone, è chiaro che destagionalizzare la stagione turistica è molto importante. Sta avvenendo in diversi posti d'Abruzzo, a Roseto c'è una rassegna velica, qui a Giulianova questa importante manifestazione, su Alba Adriatica si fanno altre iniziative, quindi tutta la costa abruzzese, diciamo, usufruisce di queste iniziative da parte delle organizzazioni, dell'amministrazione locale e della Regione Abruzzo. Assessore, dalla scuola ancora una volta partono i messaggi più importanti. Sicuramente è un'iniziativa importante la festa scolastica dello sport che si fa in Abruzzo, un evento che avrà una grossa risonanza, questo per testimoniare quanto è importante la scuola ma anche lo sport all'interno della scuola, che è sicuramente una disciplina che permette la formazione dei ragazzi, anche quelli più giovani, perché lo sport è anche spirito di sacrificio, ci permette di rispettare le regole, quindi sicuramente un'iniziativa importante, sono arrivati ragazzi da tutte le parti del mondo, quindi sicuramente un'iniziativa veramente lodevole che noi come regione abbiamo voluto sicuramente supportare. Assessore, manifestazione sportiva l'abbiamo detto, ma soprattutto che unisce il mondo, giornate particolari, fortunatamente il sole ci assiste, il bel tempo ci assiste, commovente l'applauso e l'accoglienza per i ragazzi dell'Emilia Romagna. Ma sicuramente un pensiero va a loro perché stanno subendo un'emergenza particolare, come io ricordo quello che è successo a noi nel 2016, gli siamo vicini, abbiamo mandato anche delle persone come Protezione Civile per dargli ogni forma di sostegno. Oggi però è una bellissima giornata, è uscito anche il sole, è una festa per tutti, per i ragazzi, dopo un periodo anche della pandemia, non ci dimentichiamo quando non ho sofferto con la pandemia, con la DAD, quindi sono venute meno quelle relazioni. Invece oggi sicuramente ritorniamo alla normalità e quindi una giornata veramente piacevole, gradevole, di supporto al futuro di questi ragazzi. Con appenninico di una regione meravigliosa come la tua. Sì, come la mia, l'Abruzzo. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo. Vogliamo chiudere questa memorabile ed importantissima giornata con Sua Eccellenza Fabrizio Stelo. Signor Prefetto, deve partire dalla scuola, l'ha detto l'assessore Quaresimale, il segnale più importante non solo con lo sport ma anche con l'accoglienza alle popolazioni dell'Emilia Romagna. Oggi però per lo Stato è una giornata davvero molto importante, non solo per questa manifestazione. Sì, ovviamente non possiamo che rinnovare la nostra vicinanza a quelle zone colpite in maniera pesante, grave, veramente siamo tutti molto vicini all'Emilia Romagna. Oggi è una festa della scuola ma è una festa dello sport. Studenti, ragazzi che vengono, e ragazze, che vengono veramente da tutta Italia, anche da regioni molto lontane fisicamente, geograficamente dall'Abruzzo, per ricordare i valori dello sport, che sarebbero il rispetto delle regole, il rispetto degli avversari, il rispetto degli arbitri. Poi certo, bisogna far di tutto per vincere, ci sarà anche qualcuno che vincerà e qualcuno meno, anche questa è la dura legge dello sport, bisogna imparare a perdere e imparare a vincere, che poi è così anche nella vita. Eccellenza, questa manifestazione insieme a tante altre che partiranno o che sono partite hanno dato anche l'occasione al prefetto di Teramo di conoscere ancora di più il territorio e apprezzare la sua bellezza. Assolutamente, io sto andando in giro per tutta la provincia, comune per comune, manifestazione per manifestazione. La provincia di Teramo è meravigliosa, dal Gran Sasso al mare Adriatico dove siamo oggi, quindi è sempre... c'è un aspetto di dovere ma è soprattutto un aspetto di piacere, è veramente bello andare in giro a iniziative anche come questa, perché
è veramente una terra che merita. Grazie, grazie prefetto, e alla prossima allora. Alla prossima, bene, sempre viva Teramo.